Torna di nuovo in bilico la riapertura del complesso Lenaia di Pescara. Infatti la cordata romana a cui la Regione Abruzzo aveva affidato la gestione, dopo aver effettuato i sopralluoghi all'interno della struttura, ha deciso di fare un passo indietro e rinunciare. Alla base della decisione ci sarebbero gli elevati costi di gestione e le difficoltà di produrre ricavi ed il solo anno di gestione, unitamente ai contributi regionali, sono stati ritenuti evidentemente non sufficienti per offrire le dovute garanzie. Questa notizia ha scatenato la reazione del Partito Democratico che tramite il consigliere regionale Antonio Blasioli chiede alla maggioranza guidata dal presidente Marco Marsilio di accelerare affinché l'impianto possa riaprire nel breve periodo per poi valutare soluzioni di gestione più efficienti e sicure. Se posso permettermi, questa è l'ennesima fotografia del disastro organizzativo della Regione Abruzzo e del Comune di Pescara rispetto allo sport in questa città. A farne le spese sono ancora una volta i lavoratori, gli utenti di questa struttura ed ora che si fa? Vorremmo capirlo dall'amministrazione regionale che sembrerebbe orientata ad un nuovo affidamento di un anno, ma l'affidamento di un anno, se non era possibile per questa società di professionisti abituata a gestire impianti natatori, sarà difficile per chiunque altro. Intanto primi rumors per quanto riguarda il project financing sul rilancio del centro natatorio. Un investimento complessivo da parte di privati dalla somma complessiva di 5 milioni di euro, di cui 4 milioni destinati alle opere di riqualificazione ed efficientamento energetico. A riferirlo Claudio Croce, presidente della Commissione Statuto del Comune di Pescara durante l'ultimo consiglio comunale. Questa soluzione però avrà bisogno di tempi lunghi per garantire continuità all'impianto e non sarà realtà prima di un anno. Mi chiedo come farebbe il Comune di Pescara a gestire un impianto senza know-how professionale e tecnico, un impianto che un'associazione abituata a gestirli ritiene altamente improduttivo. Comune di Pescara, che è un comune che sta ancora in predissesto. Vedete, una situazione molto complessa che si è incancrenita con il tempo e che adesso merita una soluzione in cui c'è bisogno di un forte investimento pubblico. Dunque, a questo punto, per tamponare l'emergenza, non è escluso che la Regione Abruzzo possa indire un nuovo bando pubblico da chiudere nel giro di un mese.